Bentornati amici, oggi andiamo a parlare di un argomento un po' diverso da quelli usuali, andiamo infatti a vedere la post-produzione direttamente per Instagram. Cominciamo rendendoci conto di quello di cui stiamo parlando, tiriamo fuori il nostro telefonino, io vado in questo caso ad aprire Lightroom, che è l'applicazione che io uso prevalentemente per scattare fotografie quando ci tengo alle foto che sto scattando. Infatti se ci tengo alle immagini che vado a realizzare preferisco scattarle attraverso l'app di Lightroom, in questo modo riesco a catturare l'immagine in formato DNG e ho quindi più versatilità nel caso di volerla post-produrre. Vediamo che qui ho un'immagine che ho precedentemente scattato, l'ho scattata attraverso Lightroom proprio perché sapevo di volerla post-produrre, perché sapevo che la resa del telefonino non mi sarebbe bastata e quindi volevo andare a metterci mano in maniera molto incisiva. Vediamo infatti che questa è la fotografia originale e questo è l'editing che io ho fatto. Editing che non è barare, perché io non ho usato Photoshop per aggiungere un cielo che non c'era, ho semplicemente usato Lightroom per recuperare il cielo come era veramente. Andiamo a vedere come è stato possibile. Anzitutto ho lavorato sul pannello delle luci, come potete vedere ho ridotto l'esposizione, c'è un +7 di contrasto, questo non ricordo nemmeno di averglielo dato io, forse era un'impostazione automatica, io di solito il contrasto non lo uso, infatti adesso sapete che vi dico, lo rimettiamo a 0, non mi piace aggiungere contrasto, preferisco lavorare sui bianchi e sui neri. Dopodiché, parlando appunto di bianchi e neri, highlights li ho ridotti quasi del 100% per poter recuperare il cielo. Vedete, ci rendiamo conto di come portandoli a, lo rimetto com'era, meno 98, abbiamo recuperato gran parte della luminosità del cielo come io lo vedevo veramente. Portando a 100 le ombre invece abbiamo portato fuori i dettagli delle ombre che altrimenti sarebbero stati invisibili. Poi abbiamo aumentato un pochino i bianchi per restituire un pochettino di luminescenza a quelle nuvole e abbiamo diminuito un pochino i neri per dargli comunque un po' di contrasto. Successivamente siamo passati alla tab del colore, qui le impostazioni della temperatura e della tinta le ho lasciate così come sono state scattate, in questo mi sono voluto fidare del mio telefono. Siamo andati però all'interno del pannello mix, perché qui sicuramente, io adesso vado a memoria perché non me la sono studiata, adesso vi faccio vedere che cosa avevo fatto su questa foto ma non me lo ricordo esattamente, però io so come lavoro e quindi qui ero sicuro di trovare una luminanza ridotta dentro nel ciano e dentro nel blu, e infatti esattamente così, perché in questa maniera si riesce a recuperare il blu del cielo, che era quello che io volevo fare con questa immagine. Abbiamo poi il pannello degli effetti, dove sicuramente ho aumentato un po' la clarity per dare un pochettino di pop in più a questa immagine e ho anche usato un pochino di rimozione foschia, perché siccome il cielo era molto chiaro ho usato il rimozione foschia per portare un pochino fuori quello che era il contrasto anche nel cielo. Vignettatura non gliene ho data, dettaglio l'ho sicuramente aumentato, ho aumentato la nitidezza e ho aumentato la mascheratura. Tenete conto che questo su Lightroom è importante, se io lavoro sulla mascheratura e con un dito faccio andare avanti e indietro lo slider della mascheratura e con l'altro dito clicco sull'immagine, la mia immagine cambia e io tirando avanti e indietro posso vedere dove sta agendo la mascheratura. In questo caso io voglio agire solamente sui bordi, non voglio avere questo effetto ovunque, voglio che sia limitato alle zone dove è necessario avere del contrasto. Quindi metto la mia maschera in maniera tale che la mia nitidezza non vada a portarmi fuori rumore dappertutto sull'immagine, ma vada solo a enfatizzare i bordi. Una volta che ho fatto tutto questo, sono pronto per esportare, quindi posso andare sulla mia freccina e gli dico esporta nel mio rullino. Adesso noi andremo ad aprire Instagram e andremo a vedere due immagini diverse. Non ci accontentiamo di farne una sola, voglio farvi vedere questo procedimento con due immagini. Una di queste è quella che vi ho appena fatto vedere, è stata scattata sull'iPhone ed è stata scattata con Lightroom, quindi è stato lavorato il DNG e adesso la andiamo a mettere su Instagram. La seconda immagine che vedremo invece è stata realizzata con una fotocamera professionale, quindi è un'immagine migliore, indubbiamente. È un'immagine che nasce come
RAW, quindi sostanzialmente come DNG è lo stesso tipo di file, però abbiamo una lente più bella, una camera più bella, un sensore più bello, quindi è un'immagine migliore. Cominciamo a vedere che cosa succede nel momento in cui apriamo la nostra prima immagine all'interno di Instagram. Ora io vi faccio vedere come edito le mie foto per Instagram, e io le edito sempre nello stesso modo, perché ho un flusso di lavoro che mi porta ad avere quasi sempre lo stesso risultato in termini di luminanza e di crominanza, e quindi l'editing supplementare che io vado a fare su Instagram è sempre lo stesso. Diciamo che io produco delle immagini che vanno bene in stampa il più delle volte, quindi hanno un bilanciamento che andrebbe bene in stampa. Io provengo dal mondo della stampa, avendo lavorato per case editrici, e quindi tendo a lavorare in questo modo. Nel momento in cui io vado a lavorare in questo modo, esporto delle immagini che vanno bene per Instagram, perché le esporto col profilo colore sRGB. Nel momento però in cui vado a caricarle sul social network, ho un'accortezza in più, ovvero mi rendo conto che le mie immagini vanno bene per la stampa, sono ok sul monitor del computer, ma sul monitor del cellulare possono essere migliorate. Il monitor del cellulare non è uguale a quello del computer, ha una luminosità diversa che si regola in base alla luminosità ambientale, quindi cambia di continuo, e per questo motivo io voglio evitare che la mia immagine sembri troppo scura. Se la mia immagine sembra troppo chiara mi può anche andare bene, ma voglio invece evitare che sembri troppo scura. Le mie immagini, che vanno benissimo per la stampa, talvolta possono sembrare troppo scure, anche perché io scatto originariamente in RAW e lavoro le immagini in Adobe RGB, col profilo colore Adobe RGB. È un profilo colore che non è adatto per il web, quindi quando io poi le converto in sRGB può essere che qualche colore cambi. Io nel momento in cui le carico su Instagram le sto già vedendo sul display finale, è un vantaggio che in stampa non c'è. Infatti in stampa di solito si fanno delle prove di stampa prima di stampare, si facevano almeno quando gli stampatori le facevano, adesso per risparmiare non si fanno più le prove di stampa, e quindi se escono i colori sbagliati ce lo siamo giocato. Su Instagram io sono fortunato perché io vedo già qual è il risultato finale che sto andando a caricare, e spesso e volentieri mi capita di pensare: ok, l'immagine è giusta, la sto vedendo bene, però per il contrasto di un monitor da smartphone moderno, che comunque sono un monitor 4K, si vede benissimo, retina, chi più ne ha più ne metta, si vede veramente bene, sono molto nitidi, hanno un contrasto di un certo tipo, e io mi rendo conto guardandole che la resa potrebbe essere migliore. A questo punto vado ad aprire Instagram e quello che faccio è sempre questo. Filtri? No, grazie. I filtri io non li uso sostanzialmente mai, perché i filtri vanno a introdurre tutta una serie di variabili su cui io non ho più il minimo controllo. Vanno a introdurmi una vignettatura che vogliono loro, dei colori che vogliono loro, una clarity che vogliono loro. Riempiono la mia immagine di cose su cui io non ho più il minimo controllo. Io invece voglio andare su Edit, perché qui ho pieno controllo di quello che sto facendo. E io faccio sempre la stessa cosa, ovvero vado su luminosità e vado circa al 20%. Poi vado su struttura e vado circa al 20%. Proseguo e vado su highlights e vado circa a meno 20%. Poi vado sulle ombre e vado a circa 20%. 20 punti, 20%, come lo volete chiamare. Vado su nitidezza e vado a circa 20. Dopodiché uso anche la bacchetta magica. La bacchetta magica di default è impostata a 50, ma io vado a 20%. Vedete che cosa è successo? Stiamo vedendo il prima e il dopo. Quello che è successo sostanzialmente è che la mia immagine, che era un pochino cupa volendo, che aveva meno colori perché io l'avevo prodotta magari con un'idea di stampa sbagliata, perché sto lavorando per Instagram, in questo caso con questo tipo di post-produzione, che è minima, perché vedete che è minima, non ho toccato sostanzialmente i colori, riesco a dargli un po' di brillantezza in più, a dargli anche un pochino di gamma dinamica in più, e diventa perfetta per essere postata su Instagram. Questo ovviamente se avete seguito un flusso di lavoro simile al mio, ma io vi consiglio di provare questa post-produzione su Instagram, perché questi strumenti che vi ho fatto vedere io su Instagram secondo me sono gli unici che funzionano davvero bene, più dei filtri, per un motivo semplicissimo: perché i filtri vanno a stravolgere la nostra immagine, vanno a fare delle cose che noi non capiamo nemmeno quali sono. Introducono dei colori, introducono dei gradienti, delle sfumature, delle vignettature, cambiano la clarity, cambiano tutto, e noi non sappiamo che cosa stiamo facendo, ci rendiamo solo conto se l'immagine è meglio o peggio, e talvolta neanche questo ci rendiamo conto. Invece in questo caso
riusciamo benissimo a tenere sotto controllo quello che stiamo facendo. E in questo caso particolare, io vi dico subito che andrò anche ad aumentare la saturazione e l'andrò ad aumentare circa del 20%. Siamo passati da questo a questo. Vedete che non è un cambiamento drastico, anzi è piccolo, è minimo, è veramente piccolo come cambiamento. Però quello che è cambiato è che la mia immagine, che inizialmente era un po' scarica, è diventata bella vibrante. E io faccio questa finalizzazione finale direttamente sul cellulare. Per due motivi. Il primo è che non altero il mio flusso di lavoro abituale, che comunque va bene per la stampa. Io ho lì un file che se lo stampo va bene. Infatti a me capita di stampare le mie foto sia per lavoro sia perché magari me ne piace qualcuna e voglio avere delle stampe. Quando io stampo una foto, il mio flusso di lavoro mi dà una stampa corretta, è perfetta. Nel momento in cui voglio andare a metterla su Instagram, faccio questo step in più e so che questo mi porta ad avere un risultato più vibrant. Più vivace, più adatto a Instagram, perché comunque su Instagram bisogna anche spingerle un pochino le immagini, anche per quel discorso che vi dicevo all'inizio, la luminosità dei nostri cellulari cambia di continuo. Ora su Instagram un'immagine buia, scarica, non attira l'attenzione di nessuno. Un'immagine troppo chiara, perché mettete caso di stare guardando la mia immagine col cellulare con la luminosità a palla, magari certi dettagli vengono fuori troppo chiari a quel punto, però io preferisco che la vediate troppo chiara e troppo carica piuttosto che troppo cupa e troppo scarica, perché se un'immagine sembra scarica su Instagram, la gente passa oltre, non si ferma, non mette like, non commenta, non interagisce. Invece un'immagine anche troppo carica funziona già di più. Quindi preferisco andare verso un'immagine troppo brillante piuttosto che un'immagine troppo cupa, anche perché il mio lavoro è improntato a una cromia di quel tipo. Se facessi foto in stile gotico o ritratto di boudoir, probabilmente sarebbe l'opposto, però in questo caso io preferisco andare in questa direzione. Ora proviamo a vedere un altro caso. Abbiamo visto cosa è successo con questa foto scattata direttamente sull'iPhone con Lightroom. Andiamo a vedere che cosa succede con una fotografia scattata con una macchina fotografica professionale. Per cui andiamo a selezionare questa immagine. Questa qui originariamente è un 3 mezzi, che è il formato classico della fotocamera professionale. Io vado a cropparla e a renderla quadrata, così la vediamo meglio sul monitor del cellulare. A me poi non piacciono le foto quadrate, a me piace il formato originale della fotocamera, ci sono molto affezionato e preferisco il formato orizzontale perché, per un motivo semplicissimo, ragazzi, perché i nostri occhi sono in orizzontale. Lo schermo del cinema è orizzontale perché matcha i nostri occhi. Lo schermo dello smartphone è verticale perché è progettato per le scimmie. Non sto scherzando, Molti di questi dispositivi vengono testati sulle scimmie. Se i bonobo riescono a tenerlo in mano e a fare lo slice sulle fette di frutta, allora vuol dire che va bene, allora lo lanciano sul mercato. Però, dietro allo studio dello smartphone c'è uno studio sull'ergonomia della nostra mano. Dietro lo studio degli schermi cinematografici c'è uno studio sull'ergonomia del posizionamento dei nostri occhi. Quindi, francamente, io preferisco lavorare per gli occhi dell'osservatore piuttosto che per la mano di un bonobo. Per questo motivo io detesto i formati verticali, a meno che non sia ritratto. Se è un ritratto, il formato verticale è probabilmente il più adatto. In buona sostanza si tratta di scegliere. Vogliamo seguire un trend che ci ha portato a tenere lo smartphone in verticale e quindi ci ha portato ad avere la mano più comoda, o vogliamo seguire un trend che è quello che ci accompagna fin dalla culla dell'umanità, ovvero quella di guardare l'orizzonte? Io preferisco lavorare per fornire ai miei osservatori un orizzonte, perché è la cosa più naturale di questo mondo. È vero, ci sono certi contesti che ti chiamano il formato verticale. Se io sto fotografando una bottiglia, mi conviene fotografarla in verticale, riempio di più il frame, ma sono casi eccezionali. Nella maggior parte dei casi io preferisco dare al mio spettatore un formato orizzontale, un formato su cui lo sguardo possa spaziare, perché è la cosa più naturale di questo mondo. Mentre guardare sullo smartphone io trovo che sia come guardare in mezzo a due sbarre, in mezzo a una porta socchiusa, cioè una cosa scomoda. Fateci caso. È scomodo, perché se più persone ci facessero caso, forse cominceremo a tenerlo così lo smartphone e vedremo tutti meglio. Questo è solo per dirvi che non amo né il formato quadrato né il formato verticale. Ciò non di meno andremo adesso a lavorare in formato quadrato, ma solo perché così vedete meglio. Andiamo quindi ad aprire questa foto, la apriamo all'interno di Instagram. Cosa facciamo? Usiamo i filtri? No, ragazzi, guardate, guardate come viene rovinata, guardate com'è meglio senza filtri. Andiamo invece su Edit. Andiamo su Edit e facciamo la stessa cosa, luminosità più 20, circa, adesso io ho le dita grosse e faccio fatica, però circa 20, struttura più 20,
Andiamo avanti. Highlights meno 20, ombre più 20 e nitidezza più 20. Facciamo sempre la stessa cosa, guardate qual è il risultato. Dopodiché andiamo sulla bacchetta magica. La bacchetta magica non la uso sempre, la uso solo se voglio dargli ancora un pochino di contrasto e di pop in più, ma non la uso sempre. Ok, guardate la differenza. La vediamo qui sul monitor di un iPhone, la luminosità è un po' bassina, l'aumento un po'. Ok, la stiamo vedendo con la luminosità a metà, quindi mi sto assicurando che vada bene nella maggior parte dei casi, l'edit che sto facendo. Se io editassi con lo schermo con la luminosità a zero la farei troppo brillante, se editassi col monitor a 100% di luminosità farei magari troppo scura. Così mi sto assicurando che vada bene quasi sempre, quantomeno me lo auguro. Credo che la maggior parte delle persone abbiano una luminosità media, credo che nessuno la tenga a 100 e che nessuno la tenga a 0, quindi sto cercando di andare incontro a quello che credo essere la media degli osservatori della piattaforma. Diciamo che così mi sembra proprio che ci siamo, abbiamo un bel dettaglio, non abbiamo troppa perdita di informazioni né sui bianchi né sui neri, io il contrasto non lo uso mai perché non mi piace usare il contrasto in quella maniera. Guardate cosa succede se usiamo il contrasto. Vedete, vedete che cosa succede? Abbiamo i colori che si caricano, però immediatamente io ho la percezione di qualcosa di finto, ho la percezione che l'immagine sia stata toccata. Voi guardate l'immagine com'è attualmente, guardate il prima e guardate il dopo, non avete la percezione che sia stata manipolata pesantemente, non ce l'avete perché abbiamo fatto un edit minimale, abbiamo cercato di mantenere i colori e la luminosità dell'immagine come erano veramente e questo è molto importante secondo me. Adesso andiamo a vedere che cosa invece secondo me bisogna evitare quando si fanno questo tipo di edit su Instagram. Vi faccio vedere le cose che io non riesco proprio a sopportare quando le vedo, cioè veramente mi sanguinano gli occhi. Partiamo dall'edit che abbiamo appena fatto. Vi faccio vedere le cose che fanno quelli che non sono capaci di editare su Instagram. Bacchetta magica, 100. Contrasto, 100. Struttura, 100. Nitidezza, 100. Vignettatura, 100, perché no? Highlights li mettiamo a 0. Le ombre le mettiamo a 0, dopodiché che cosa facciamo? Magari mettiamo anche il fade e dopodiché prendiamo la saturazione e la mettiamo a 100 pure quella. Qui possiamo scegliere, possiamo mettere la temperatura o a meno 100 o a più 100, tanto non è che cambi granché col disastro che abbiamo già fatto. Credo che abbiamo fatto tutti i danni possibili e immaginabili, ma a questo punto entra in gioco il nostro meraviglioso mondo dei filtri. Eh sì, perché al pasticcio che abbiamo fatto noi adesso possiamo aggiungere un bellissimo filtro e il nostro preferito è sicuramente bianco e nero perché siamo delle capre. Non voglio offendere chi usa questo filtro, voglio cercare di stimolare una riflessione a chi edita come sto facendo io adesso. Guardate che cosa abbiamo fatto. Abbiamo trasformato un'immagine che era naturale con dei colori, non voglio dire perfetti per tirarmela, ma dei colori che erano esattamente come io li ho visti quando ho scattato quella scena. E guardate a cosa siamo arrivati. Siamo arrivati a un pastone bestiale dove vi faccio notare che il punto focale di questa immagine era il sole al tramonto. Il sole al tramonto è la barca. Con l'editing che abbiamo fatto, il sole al tramonto si perde completamente, il riflesso sull'acqua non si percepisce più, la macchia di colore dell'arancione del sole in mezzo al blu delle nuvole non si vede più, abbiamo schiacciato e appiattito tutto, le nuvole sono una massa nera, l'orizzonte è una massa nera, la barca è un punto nero troppo vicino all'orizzonte per essere percepito. L'acqua è indistinta, non ha più colori, non ha più sfumature, è tutta schiacciata. Abbiamo fatto un editing che ha peggiorato tantissimo la nostra immagine, ma noi ne siamo tutti contenti perché mettendola in bianco e nero siamo convinti di aver fatto una cosa artistica e siccome non eravamo soddisfatti della nostra foto inizialmente, tirando i fader a 100 siamo convinti di averla migliorata. In realtà non è così, l'abbiamo peggiorata, abbiamo fatto una schifezza incommensurabile. A questo punto era meglio non post-produrla e postarla com'era. Nel caso di averla scattata bene e di averla lavorata bene a computer, ovviamente. Però in questo caso lo era. Era scattata giusta ed era post-prodotta giusta. Oltretutto è una foto HDR questa, quindi ha molte più informazioni di una fotografia normale.
Vedete proprio, guardando il prima e il dopo, vi rendete proprio conto di come era meglio prima. Era meglio prima, in questo caso, togliere le informazioni sul colore ha tolto tutta la natura a questa foto, perché questa è una foto pensata a colori, non ha senso in bianco e nero, non ha ragione di esistere. Abbiamo una fetta di cielo bianca enorme, che non vuol dire niente, abbiamo un sacco di acqua che senza i colori non significa più nulla. È evidente però che rimuovendo i colori io tolgo tutto il tramonto a questa immagine, quindi non ho fatto una cosa furba rimuovendo il colore. Per questo che io vi dico, non usate il bianco e nero a casaccio, il bianco e nero si usa se c'è un motivo, lo pensate prima di buttarla lì. Con questo video volevo introdurvi a quella che io chiamo la regola del 20%. Questa regola, come avrete già intuito, sancisce semplicemente un assunto fondamentale. Secondo me, nel momento in cui andate a post-produrre un'immagine, sono rari i casi in cui dovete muovere il fader per più di 20 punti. Sono veramente rari. Vi faccio notare che qualunque parametro stiamo utilizzando, se stiamo lavorando sull'esposizione, se stiamo lavorando sulle ombre, se stiamo lavorando sul contrasto, lavoriamo sulla clarity, lavoriamo sul rimuovi foschia, lavoriamo su qualsiasi cosa, se andiamo a usarne più del 20%, stiamo tirando fuori un bel problema. Il problema è che probabilmente la foto non è stata scattata bene. Perché una correzione che vada oltre i 20 punti sta a indicarmi che c'è un problema nel file. C'è un problema nel file, ragazzi, nel file d'uscita del telefono o della fotocamera. Se io devo tirare il mio fader per più di 20 punti, significa che la devo rifare, la devo scattare di nuovo, perché 20 punti sono troppi. Se io devo tirare di più di 20 punti, significa che posso scattare di nuovo la foto, scattarla meglio e non doverla più fare quella modifica, perché se io faccio una modifica molto invasiva, sto tirando fuori del rumore dal mio file, sto provocando una caduta qualitativa nel mio file, se devo fare una post-produzione così invasiva, quindi mi conviene rifarla, quindi ho sbagliato. E se ho sbagliato a fare la foto, io posso tirarlo di più di 20 punti, ovviamente. Se si tratta di una cosa di recupero, io posso anche tirarlo del 100%, lo posso fare. Ci sono dei casi in cui magari devo recuperare un cielo bruciato o devo recuperare delle ombre che sono diventate completamente nere, allora lo tiro più che posso. Poi devo andare a rimuovere il rumore perché tiro fuori tantissimo rumore, insomma. Sto tirando fuori i problemi nella mia immagine. Questo mi aiuta a crescere perché se io mi rendo conto che la mia immagine ha dei problemi, la prossima volta so che la devo riscattare. Lo vedo, me ne accorgo, dico una foto così col cielo così bruciato, io poi non riesco a recuperare questo cielo, allora la riscatto, oppure faccio due scatti, faccio l'HDR dopo, insomma so già che dopo avrò dei problemi in fase di post-produzione. Con la regola del 20% io non solo vi dico che se dovete lavorare con una soglia maggiore del 20% o di 20 punti c'è un problema nel vostro file, ma vi dico anche che se avete lavorato bene non avrete mai bisogno di lavorare oltre il 20%. Questo ovviamente supponendo che il vostro obiettivo sia creare delle fotografie che abbiano una certa attinenza con la realtà, con quello che voi avete visto quando avete scattato la foto, perché se poi entriamo in ambiti pseudo artistici o cose del genere, lì c'è l'infinito, nel senso lì ci sono quelli che mettono in bianco e nero e pompano la clarity, pompano il contrasto e magari ottengono anche delle belle cose se la foto è pensata correttamente dal principio. Ci sono quelli che mettono la saturazione a meno 80 e così in realtà rispettano la regola perché lasciano un 20% di colore. Esistono varie sfaccettature per cui è possibile ovviamente infrangere questa regola. Io, per esempio, la infrango se devo fare dei recuperi. Se devo recuperare le ombre troppo scure, devo recuperare i bianchi troppo chiari, lo supero il 20%. Però, per esempio, io non supero mai il 20% se sto usando la clarity, non supero mai il 20% se sto lavorando sulla nitidezza, non supero il 20% se sto lavorando sui contrasti, proprio. I contrasti tendenzialmente non li uso, cerco di usarli il meno possibile, però di solito non vado oltre il 10%, non mi avvicino neanche quasi al 20% e non andrei mai oltre il 20% lavorando sulla saturazione. Questo perché? Regola del 20% serve proprio a questo. Se voi la superate, state esponendo la vostra foto al rischio che qualcuno si accorga che c'è stata della post-produzione. Questo, secondo me, non è auspicabile e vi dico perché. Io voglio farvi vedere una fotografia e voglio che voi da questa fotografia abbiate la percezione di com'era la scena così com'era veramente. Non voglio che voi abbiate la percezione di una foto rimaneggiata, di una cosa toccacciata in qualche maniera. Se io infrango la regola del 20%,
ovviamente le cose sono due: o so benissimo quello che sto facendo e quindi lo faccio con cognizione di causa, ma se lo faccio a caso, la mia foto, statene certi, mostrerà il fianco, ci si renderà conto che l'avete post prodotta. E questo può essere quello che volete, perché magari siete dei fotoritoccatori e non siete dei fotografi, quindi voi volete che si veda il vostro editing con il vostro stile. Cercate di non esagerare, perché comunque una foto, se è scattata bene, che si veda l'editing, non ha senso. Deve essere bella la foto, non ha senso far vedere che avete aumentato la saturazione, cioè nessuno vi batte le mani se avete aumentato la saturazione. Non è così che fate bella figura. Piuttosto, se siete dei fotoritoccatori, fate bella figura scegliendo una foto già scattata bene. A quel punto la dovete post produrre di meno e magari fate qualcos'altro. Però non è, secondo me non è tirando saturazione e contrasto a 100 che otterrete degli applausi o dei like, se è quello che volete, visto che stiamo parlando di Instagram. Secondo me non è con quello, e è una cosa anche per voi stessi, perché comunque vi assicuro, nel momento in cui voi vi fate un feed pieno di foto con contrasto a 100 e saturazione a 100, sul momento dite wow come l'ho modificata la foto, eh sì bella, è proprio diversa da come era all'inizio. Provate a riguardare il vostro feed 3 settimane dopo, io vi assicuro che cominciate a cancellarle, che cominciate a dire sì vabbè, però questa è troppo carica, c'è cioè un pugno in un occhio, tutta, cioè è un pasticcio, è un pasticcio. La gente lo capisce che avete usato quei fader a 100, e non è una bella sensazione. È molto meglio dare delle fotografie naturali in cui la gente possa riconoscersi, guardarle e dire oh che bel paesaggio, sì mi ricordo anch'io dell'ultima volta che ho visto un tramonto, dell'ultima volta che ho visto una montagna, dell'ultima volta che ho visto il mare. Deve essere naturale, perché la fotografia comunque rappresenta la realtà. Attenzione, con questo non voglio dire che deve essere naturale, punto, quindi ho ragione io, tutti gli altri sbagliano. È la mia idea. Secondo me, se restituite all'osservatore una visione realistica di quella che è la scena, l'osservatore ci si riconosce ed è più facile che si affezioni al vostro lavoro, piuttosto che se gli fate vedere una macchia di Rorschach con tutti i colori sballati e con la clarity a 100 e con il contrasto a 100. Quella è una porcata, va bene vista piccola così nel feed scorrendo veloce, però cioè nessuno se la stampa e se la mette in casa una cosa del genere. Se guardate i fotografi, quelli bravi che fanno fine art, non fanno quelle porcate lì, e non le fanno perché sono delle porcate, loro sono dei bravi professionisti e lo sanno. E anche noi siamo qui per diventare, se non dei bravi professionisti, quantomeno per acquisire un pochino, non dico di gusto estetico perché quello è soggettivo, però di consapevolezza su quelli che sono gli standard del mercato, quello alto. Il mercato, non dico quello artistico, perché io quando parlo di fotografia fine art si chiama così, ma io non la intendo come fotografia artistica, la intendo come un buon lavoro di artigianato, la intendo come un buon lavoro portato a termine da un bravo professionista che sa il fatto suo e che sa come può produrre un'immagine, proprio come un falegname sa come lavorare il legno. E un falegname non vi consegna un pezzo di legno con le schegge di fuori, vi consegna un pezzo di legno perfettamente levigato. Allo stesso modo noi siamo fotografi, ritoccatori, videomaker, eccetera. Qualunque cosa facciamo, stiamo lavorando su dei file d'uscita. Questi file d'uscita non devono avere le schegge a vista, devono essere lisci, perfetti, devono essere belli per l'osservatore. E l'osservatore, secondo me, apprezza un bel paesaggio e lo apprezza con dei colori naturali. Li si può toccare un pochino, come avete visto. Io vado a pompare un pochino le mie immagini quando vado a caricarle su Instagram, ma non troppo, perché non voglio che il mio osservatore pensi mamma mia quanto ha caricato queste immagini. Voglio piuttosto che pensi che bel posto, che bella posizione, e in generale che abbia la sensazione di essere stato lì, di aver visto una scena vera, reale, perché è così che un osservatore si appassiona al tipo di immagini che produciamo e al nostro lavoro, e di conseguenza comincia a seguirlo questo lavoro, magari diventando un nostro follower o un nostro fan, che poi alla fine dovrebbe essere l'obiettivo finale di un social. Non dico ottenere dei fan, ma avere qualcuno che si appassioni a quello che facciamo, perché il senso di condividere è proprio questo: avere da un lato delle critiche costruttive, si spera, ma dall'altro avere anche qualcuno che si riconosce in quello che facciamo, che lo apprezza. Non dico che ce lo dica, perché a me di avere il commento col battito di mani mi interessa relativamente, però nel momento in cui ci si rende conto che a qualcuno piace il nostro lavoro, sappiamo che bene o male stiamo facendo la cosa giusta. Certo, è vero, anche le immagini sbagliate, piene di saturazione, possono prendersi dei like, questo senza nulla togliere, ma io voglio fare un esperimento. Vi lascio
lascio qui sotto in descrizione gli account di Instagram di un po' di fotografi che secondo me lavorano veramente veramente bene, fotografi da cui io prendo ispirazione, vi consiglio di andarveli a vedere. Loro non post producono come me, loro hanno il loro flusso di lavoro, è diverso dal mio, se andate a vedere però le mie foto e le loro hanno qualcosa in comune. Cercano di dipingere la realtà con dei colori che non sono quasi mai falsati, ogni tanto possono essere esagerati, ogni tanto possono essere consapevolmente troppo saturi o consapevolmente scarichi, ma è un lavoro assolutamente consapevole, è un lavoro che non ha imperfezioni, non è un pezzo di legno con le schegge, è un lavoro dosato e misurato, e un lavoro dosato e misurato raramente si basa su dei fader a 100%. Signori, spero di avervi insegnato qualcosa anche oggi. A questo punto non mi resta che invitarvi a mettere un like a questo video, perché sono sicuro che andrete subito a provare la regola del 20%. Fatelo, vi invito a farlo e fatemi sapere come vi siete trovati. Inoltre vi invito a iscrivervi, perché ci saranno aggiornamenti sui temi fotografici, grafici, video e quant'altro, per cui cliccate iscriviti, cliccate la campanella, così non rischiate di perdervi i prossimi contenuti. E con questo io vi do appuntamento al prossimo video.